È iniziata con successo la manifestazione Etno Atna, che mescola recitazione e melodia. Si tratta di una rassegna di teatro e musica in programma ad Atna Lucana dal 23 agosto al 3 settembre. Il paese del Vallo di Diano, guidato da Pasquale Iuzzolino, con le sue bellezze archeologiche, storiche e culturali che ne arricchiscono il territorio, è lo scenario di uno stimolante e variegato cartellone di eventi promosso dall'amministrazione comunale e cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Il programma degli appuntamenti si è aperto ieri in piazza Vittorio Emanuele con l'attore Ettore Bassi con lo spettacolo Giallo Matematico, un vero e proprio successo. Questa sera spazio alla musica di James Senese con James Napoli Centrale. Per domenica 27 agosto l'appuntamento è con Michele Placido, che porta in scena Letto a una piazza, spettacolo con la direzione musicale del maestro Gianluigi Esposito. Lunedì 28 agosto poi il programma di Etno Atena propone Mashup di Articolo 3, gruppo teatrale che si è messo in luce anche grazie alla partecipazione a Italia's Got Talent. Il sipario cala sulla manifestazione domenica 3 settembre con un duplice appuntamento ad Atena Scala. Sul palco la comicità pungente di Paolo Cagliazzo con lo spettacolo dal titolo Non mi chiamo Tonino e quindi la musica di Irena Nera, che mescola sonorità etniche ed elettroniche. Anche quest'anno, è il commento del sindaco di Atena Lucana Pasquale Iuzzolino, siamo riusciti a mettere in campo un'azione di valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico basata sulla qualità degli spettacoli teatrali e musicali. Siamo certi che quella della cultura è la chiave sulla quale lavorare se vogliamo davvero immaginare un futuro per i nostri territori.